Un vero e proprio servizio reso alla collettività grazie al reddito di cittadinanza. Sono otto le nuove sentinelle di quartiere del centro polivalente Britti di Pescara che prestano la loro collaborazione in zona San Donato dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 19. Si preoccupano di accogliere ogni eventuale necessità da parte dei cittadini, con il compito di redigere un eventuale vademecum con i relativi servizi, dal centralino della Caritas a quello del servizio sociale. Operano all'interno del quartiere, quindi all'interno del quartiere di San Donato, fanno le pulizie in supporto adattivo a qualora dovessero vedere che ci sono per esempio delle buste fuori luogo, oppure fanno delle segnalazioni qualora riscontrano dei cassonetti rotti, fanno delle manutenzioni dirette, riparazione di giochetti per bambini, hanno verniciato anche con dei giochi dei ragazzini, sono veramente tante le attività, hanno visto i tembini che erano pieni, hanno provveduto anche a fare la pulizia dei tombini. Sono delle persone che sono delle sentinelle del quartiere, quindi vigilano, aiutano anche gli anziani, aiutano gli anziani per esempio che devono attraversare la strada, magari a portare la spesa fin dove è all'interno della casa. È la rete che si viene a creare all'interno del quartiere, contribuendo così alla cultura di comunità, include anche gli agenti della polizia locale pronti a intervenire qualora ce ne fosse bisogno. Forma di portiere non stabile all'interno delle vie di una città. Partiamo da San Donato e pensiamo anche di andare in altre zone della città. E si aggiungono altri 250 operatori già attivi nel comune di Pescara. Vedete con la ASL a dare di supporto per esempio per evitare gli antiassembramenti, li riscontrate davanti, che vi posso dire, nel progetto Pedibus per aiutare i bambini per raggiungere le scuole, di supporto agli operai della manutenzione per mettere asfalto nella strada. È un'attività complessa perché capirete bene che 300 sono tanti, però grazie al servizio, ringrazio anche l'assistente sociale che se ne occupa, Francesca De Maso, che si occupa proprio di questo servizio, riusciamo anche a raggiungere tanti obiettivi.